Ragazzi e ragazze, benvenuti. Benvenuti in questa che è un video della serie, proviamolo, su questo nuovo titolo, The Invincible. Tratto dall'iconica, l'iconico libro The Invincible di Lem, che è Stanislav Lem, mi sembra, scrittore di fantascienza. E io vi voglio presentare questo gioco perché mi è stata data la chiave degli sviluppatori, che ringrazio infinitamente. Stavo seguendo tanto questo gioco. Sono i ragazzi di 11bit Studios, i ragazzi dietro a This War of Mine. Gioco che ho profondamente amato per la sua durezza e la sua schiettezza in alcune situazioni, in alcune circostanze. Quindi voglio poter dare un tentativo, una prova a The Invincible. Mi sono piaciuti perché hanno chiesto nelle linee guida, per chi riceveva una chiave in review, di fermarsi ad omettere determinati spoiler. Io voglio portarvi circa una mezz'oretta, non di più, perché nel caso mi riserverò la possibilità di farvi una serie intera. Non è ora il momento, ma vediamo. Press any button. Ok. Settings. Allora, vi devo svelare una piccola retroscena. Io ho provato a registrare un mese fa la beta. Andava, laggava anche il signore, quindi ho dovuto evitare di fare questa cosa. La risoluzione ora tutto medio, ok. 60 fps, va bene. Motion blur disattivato di base, bravi. No, vero, No. Tutto in inglese, subtitles enabled, ok. Accessibility. Ok. Ok. Io direi che possiamo partire, ragazzi. Ah, esce fuori anche il TR89 questo. Che bello. Solo ovviamente su Steam, da Steam, da PC. Ovviamente no, perché ultimamente sto cercando di fare tutto quello che posso su console. Ma eccoci qui. New game. Ok, quindi questo posso raccontarvelo io. La Dragonfly, la libellula, una piccola unità di ricerca dell'Unione Interplanetaria, con un equipaggio di 6 persone, viaggia attraverso distanti regioni di spazio. Che belli gli artbook. Dopo aver visitato tanti mondi e esplorato numerosi pianeti, la missione di ricerca arriva alla conclusione. Comunque, nel tornare a casa, c'è un ultimo impiego, un ultimo lavoro da fare per l'equipaggio. A dispetto del rischio, l'Astrogator, che è quest'uomo, l'astrogatore, diciamo, tradotto in italiano, non so come si possa definire, Novik, compie l'estrazione di estremamente rari e preziosi minerali da se stesso. Novik prende il materiale, ma al costo di una gamba rotta e di un immenso dolore. L'incidente dell'assogatore non ferma l'equipaggio dalla felice celebrazione della fine del ciclo di ricerca. Era un momento per creare grandi legami. Era un momento in cui venivano creati grandi legami e di sentirsi indomabili, inarrestabili.
vittoriosi hanno impostato la rotta per casa e si sono messi a riposare in un dolce riposo nelle loro camere di ibernazione. Beh, i problemi di lag sono stati completamente risolti, meno male. Direi che il viaggio verso casa non è andato bene. With you. And now I don't know where I am or how I got here. I've got a splitting headache. Does anyone hear me? Base, do you copy? Are you there? Come siamo arrivati qua? To the suit or bone structure. Just this headache. Contact your crew. Contattiamo. Cerchiamo di contattare il nostro equipaggio. Oh. Aia. Moment. My receiver's dead, but the transmitter may still be working. Okay. I have two solid hectobars in the tank. That's enough for several hours. Okay. Search for the missing log. Ok. Ma quante robe fighe. Non sa proprio come è finita lì, eh. Molto bene, direi. Beh, un bel risveglio. Let's see if the past me hasn't failed the present me. And let's hope she took notes. Non si ricorda proprio niente. Regis 3. My crew have no way to tell me. So I report that I have no recollection of this planet. The last thing I remember. Hang on. We've closed the research cycle. We were already in hibernation. Flying back. Ora si è ricordata. Side effect of metabolic depression. That would be bizarre. Però si è ricordata ora. Non sa niente. Non si ricorda proprio niente. The first group explored the ocean with no biologist. It's weird. And the other one, just me, took a different route. Inizia a avere dei dubbi.
heading straight to the camp. Top priority. Get to the camp. Dog. Crocco. You must be somewhere near. I can't just wait here. Eh sì, dobbiamo muoverci. Landmarks. Well done, past me. Ah, ok. You didn't disappoint after all. Sono dei punti diretti. Ok, capito. Find your exact location. Questo needle. Eccolo lì. Eccolo davanti a noi. Lago. È proprio lui. Quello. Eh sì, l'occhio di un ago. Certo. Quindi se ce l'ho di qui, io lo sto guardando di qui. Proviamo il cane, dovrebbe essere un po' più sulla sinistra. Forse quello? Zoom, focus. That rope. I think it's mine. Cosa ci fa lì? Ok. Eccolo cane. Eccolo. Bingo. I found the dog. Ok, quindi triangoliamo. My position. Time to hit the road. Okay. Find a way to the camp. Quindi siamo. Siamo già tra di noi. Guardate la bellezza di avere pochissimo. Anzi, zero. User interface. La sprint. I think I see our ship. You're not leaving without me, are you? Come ha fatto a vederla da lì? Che occhio. È che non ho visto esattamente dove devo andare. Mi sembra di qua. I'm in a canyon, which doesn't make it easy to navigate. I hope the data's trustworthy and you're close by. Oh, I have something on the tracker. I assume it's okay. No one from the crew, so perhaps it's my beacon. Ok. Ocio. Ok. Piano. Non credo sia. Penso che devo andare giù di qua. E dai, questo sarà un piccolino, su. Dai. Dai, Yasna, andiamo. Eccolo qua. Ho trovato il nostro beacon che ci permette di essere segnalati alla posizione. Eh sì.
Stai canticchiando, Yasna? Io continuo di qua, ragazzi. È molto immersivo. È da giocare proprio in silenzio, eh. Andiamo. Beh, se ricordo bene, dovevamo andare completamente da questa parte, eh. La corda l'abbiamo vista più indietro. La lasciamo indietro. Andiamo a recuperare la corda. Però abbiamo fatto il giro della Madonna. Si stancherà, sì. Si stanca, ovviamente. Graficamente è veramente carino. È veramente molto carino, ragazzi. E sono molto contento di non aver visto... lo stuttering incredibile che c'aveva la demo. Non è che era la demo fallata, cioè che era stutterava la demo. Io potevo giocarlo a ultra anche volendo. Forse era di lì, vabbè. E quindi sono stato veramente, sono piacevolmente colpito che sia effettivamente registrabile. Perché spesso e volentieri ultimamente sta diventando veramente una giungla. Poter registrare contenuti su PC da PC con non un PC da gaming. Non un doppio PC, uno da gaming, uno da registrazione. Che quindi possano dividersi i compiti. Banalmente poter sopportare il carico di lavoro meglio. E quindi sono molto contento di potervelo portare. Qua cerchiamo anche di ruolare un minimo il personaggio per quello che siamo. Letteralmente naufraghi in un pianeta che non conosciamo. E non sappiamo perché. Wow. If this area is volcanically active, ash outbursts and extreme temperature changes may explain the extinction of local fauna and flora. But it's all just too idyllic. There's no dust in the air. The sky is clear and the soil is like laterite to me, perhaps not highly fertile, but not entirely barren. On some planets, such storms last for several hundred days. I hope it's not one of them. The bottom's out of sight. Best not to overthink it. Sì, esatto. Meglio non pensarci. Ok. Sai che non si è attivata lì la... l'animazione, è andata via spedita. Per adesso, buono anche il doppiaggio. Questo è un po' meno buono, ma... il doppiaggio è veramente fatto bene. Graficamente è veramente carino. Fatto veramente molto bene. Continue marching towards the camera. Continuiamo ad andare verso il campo, certo. Penso debba andare di qua. Ecco. Io non è che voglio fare pignolo. Il sviluppatore mi ha dato la chiave di gioco e che ringrazio ancora. Però caspiterina, eh. Proprio nei primi 20 minuti di gioco, secondo me deve essere tutto perfetto. Ma perfettissimo proprio. Però ci sta. Si dovevamo andare giù. Vabbè. Sì, effettivamente l'ha detto. Non sembra completamente il terreno privo di vita. Sembra che ci sia qualcosa. La laggata della vita mi ha tirato. Smetto di dire tutto. Giochiamo e basta. Oddio. Ok, ci siamo? Sì. Let's go!
Aio. Usti. Era alto? Eh beh. Vai. Sei forte, Yasna. Che bello. In a straight line. I see you. Can you hear me? I just need to get down from here. The escarpment is about 10 meters high. Looks like I could slide down. On second thoughts, maybe not. Meglio no. The last thing I need now is an injury. Esatto. No, no, no. Anch'io avrei assolutamente detto meglio di no. Questo no, vertical drop. Secure rope here, true, but... Non abbiamo la cazzo. For some reason I don't have one with me. Dovevamo recuperarla, ma non la trovo più. Oh well. If it catches me, so be it. This suit will hold. No, Yasna, mi sa che dobbiamo prendere la strada più rischiosa. E niente. Oh, vabbè, well, well, so to the first descent. I'm tired of searching. Ci rompiamo tutto. No, è andato bene. Oh, that was less than ideal. But I'm okay. The suit's fine too. Buono, andiamo. Tra l'altro, in mezzo alla tormenta non vedremo un cacchio di niente. Infatti. Visibility could be better. Decisamente. Wow. Wow. Decisamente. Minchia. Io semplicemente aspetterei qui. Per l'appunto. No. I don't remember it. Did I black out again? Beh. Ma che bello è. Bel problema questo, È un pianeta un po' strano. Sembrerebbe. Every step
don't want to whine, but if you come here, it will be so much easier for me. E come ci arrivo là sopra? Bello gioco di luce, molto bello. Non è troppo ripido? Oh? No? No? Bene. Brava Yasna. Noi ci stiamo avviando quasi alla conclusione di questo video, proviamolo, eh. Piacevolmente colpito da... Wow. Dal setting. Dal fatto che mi sento fisicamente dentro con il casco allacciato. Andiamo a arrampicarci? Fai tu? Ok, dopo Deliver Us Mass non ho più paura di niente. I remember you, Regis' third satellite. Beh. Okay. Bene. Okay. Che cazzo? Astrogator, sir. Crew. Dr. Gorski, right in time. Any updates? We have a set of data from the near surface probe. How's the activity? 0, 0, and 2. So, less than nothing. Atmosphere? Nitrogen, 78%. Argon, 2%. Carbon dioxide, 0. Methane, 4%. The rest is oxygen. Wait, that's 16%. With oxygen concentration as such, there should be life. At least some microbes. And yet we have detected no traces. Yeah, we'll get to that later. Let's finish with the probe readings first. Air radioactivity? It's virtually zero. In a word, a paradise. No radioactivity, no endospores, no bacteria, no mold, no viruses, nothing. Just the oxygen. If there were no living organisms on the continent, there shouldn't be this much of it. What if life develops on some other continents here? No, I doubt it. Insulation outside the equatorial zone is weak. You don't see how thick the polar ice caps were, Doctor. I can guarantee a minimum of 5 miles of ice sheet, potentially 6. That's true. There's more chance of something in the ocean. Some seaweed, algae. But why didn't life migrate to the land? Could be because of hard radiation. I don't think so. According to the probe readings, the ground activity is exceptionally low for this part of the galaxy. I wonder if some special kind of drought-intolerant evolution occurred here. That would at least explain some of the abnormalities. Anyway. We'll have to take a look under the water. First, it would be good to know what time frame we're working with. Marit, do you have the geological analysis? It's a bit too early for mature conclusions, but this planet looks old to me. Such a fossilized egg must be at least 6 billion years old. Besides, the sun has seen better days too. It's almost a red dwarf. Any rare resources, forms, creatures? We can't expect such detailed data, sir. Not from this distance. Yes, we would have to explore the surface. Astrogator, what exactly are we looking for? The value of this planet. For now, it may seem like the pinnacle of nonsense. But I assure you that Regis 3 is not without worth. Vi farò poi un piccolo recap. With respect, Astrogator, I have the impression you're not telling us everything. As always, Dr. Koval, your instincts are correct. Please forgive my reticence. My goal was to maintain unimpeded research neutrality.
There is indeed a very important factor of interest in this planet. The Alliance. The Alliance? Oh, the Alliance? Correct. What do they have to do with it? Well, they've sent their most powerful unit here. But to our best knowledge, Condor's traversing a distant quadrant. Well, I'm not talking about the Condor. So, the Invincible? Good guess, Doctor. A steel behemoth with the power to produce billions of kilowatts in a split second, converting it into energy fields that no material body can penetrate, concentrating it into destructive rays as hot as stars that can reduce a mountain range to dust or evaporate an ocean, together with its crew of almost 100 men, professionals that are neither better nor worse than us. Well, I dare to say we're better trained, Astrogator. They are, however, unquestionable masters of propaganda. I know that some accomplishments they brag about are very much far-fetched, but the capabilities of the Invincible are not subject to doubt. And we as the scientific body should sever ourselves from the emotional and symbolic facade. In other words, we cannot ignore facts just because we don't like them, Mr. Covert. All right, but where do we stand in all this, together with our, may I say, not quite as numerous staff? Despite our modest forces, we still have a chance to gain a critical advantage over the Alliance while avoiding confrontation. Okay, and how would we do that? Simple. We leave this planet before the Invincible arrives here. Which is when, exactly? Well, they're still far away. Astrogator, please, how much time do we have to conduct safe research? 13 days. There's no time to lose, then. I appreciate your eagerness, Koval. Dr. Krauter, do we need full gear? Mm-hmm. Definitely. Also, I caution you against taking off your helmets for a prolonged duration. This amount of methane is not neutral. Breathing the local atmosphere will lead to saturation drop, and you may start showing symptoms of mild brain damage, feel stupefied. But don't worry, not before an hour or even a couple of hours. I see. Dr. Gorski, will you program Artie to collect samples? Of course. Marit, Krauter, please prepare for the surface. Koval, you two. You're leaving early in the morning. And what about me? You're staying on board, Doctor. But Astrogator... This is not up for debate. I need you here. As you well know, there's not much work to do for a biologist on Regis 3. If any. Ok. Si sta ricordando, insomma, la nostra protagonista. Well, if I was ordered to stay, what the hell am I doing here? Esatto. Mi è venuto in mente guardando il satellite che, se avete notato, dietro l'Astrogator che parlava dall'Oblò si vedeva crescere, no? E quello che è stato, metto in pausa perché non so se poi devo fare robe, ok. C'è la photo mode, interessante. Praticamente è stato un dibattito su appunto Regis 3, che è stato, diciamo, inquadrato come un pianeta senza vita, che però ha in realtà tante caratteristiche che avrebbero dovuto permettere alla vita di svilupparsi. Hanno parlato a un certo punto che la vita poteva essere sviluppatasi negli oceani, infatti uno dei punti di interesse era l'oceano per andare a verificare questa cosa. Loro hanno, oltretutto, appunto, nel frattempo che stava spiegando che era importante andare sul registro, vi assicuro che è importante, eccetera, eccetera, uno degli scienziati ha detto, ha capito che c'era qualcosa che non andava, no? E ha citato l'Alleanza. Da quel che so, le fazioni qui in gioco sono due, la nostra e l'Alleanza. Il fatto che Invincible fosse il nome di un'astronave dell'Alleanza, quindi dei nostri rivali, Mi era nuovo, non lo sapevo, quindi l'Invincibile è questa astronave che addirittura può creare un campo magnetico che impedisce a qualsiasi oggetto di attraversarlo, addirittura se incanalato in raggi laser che bruciano quanto la l'energia prodotta dalle stelle. Quello un po' mi ha... Conoscendo un po' le forze in gioco, ho detto, uno scienziato che dice una roba del genere, mi sembra un po' partito per la tangente, ma va bene. E quindi, appunto, il nostro Astrogator ci dice che possiamo avere un vantaggio critico
chiaramente non incrociando questa astronave che si compone di circa un centinaio di membri dell'equipaggio, evitandolo appunto, scendendo prima. Abbiamo 30 giorni da quello che ha detto. Quanto tempo sia passato? Non lo so. E nel frattempo ci siamo ricordati questa cosa, diciamo. Troviamo una strada per il campo. Andiamo. Ci siamo divisi in due, abbiamo capito perché. Noi non dovevamo essere qui intanto, però. Funziona un po' come un metal detector questo, This is Dr. Yasna reporting. Do you copy? I'm entering the campgrounds. Is anyone out there? Oh, it's just an Androbot. Stop! Androbot, stop! Dr. Gorski, have you made changes to the Androbot's algorithms without telling anyone? Again. Oh, well. Never mind. Okay. Position. I don't know what's wrong with you, buddy, but you clearly don't want to cooperate. Però siamo andati nel campo. Oi. Oh, Dr. Krauter, didn't you hear me earlier? Doctor. Che cazzo? Is everything all right? Direi di no. Doctor, please, look at me. È partito. I've located Dr. Krauter. He's in bad shape. I'm gonna examine him now. Aveva finito l'ossigeno e sta respirando questa atmosfera che non va bene. Pulse 2. Ok. O2 saturation is fine. There's nothing physically wrong with the doctor. Pupils respond properly. Look at my finger. No delay in reactions. Non riesco a capire, però. Chi è? Excuse me. Yasta, can you hear me? Astrogator. I've been listening to you for 2 hours now. My receiver is dead. No need to explain yourself, Doctor. I know everything. The transmitter was still working, so I heard your reports. You didn't have it easy. Wait, please. I need to reconnect. Testing. 1, 2, 3. Copy you, Doctor. Okay. Loud and clear. Ottimo. Do I understand correctly that the doctor's life is not in imminent danger? That's my initial diagnosis, yes. Yet no response to verbal communication? None. Conclusions, Doctor?
have any idea what's wrong with him? Sì. Akinesia, mutism, impoverishment of mimic movements and reaction to stimuli. These are all symptoms of stupor. But it's difficult to pinpoint the cause of the disorder. We need to quickly perform a complete set of tests and focal plane tomography of his brain. Otherwise, I won't be able to say anything more. I'll prepare the infirmary. But first things first, Lando. We need to get you all on board. Everyone, not just Dr. Krauter. Okay. What should I do? Please look for the mission log. It should include crucial data about the crew's activities. We have three more people to find. You still need to designate a place for the landing. Ok, troviamo il mission log. Qua non posso andare. Andare di qua però. Sono rientrato dove sono. Sono un genio, ragazzi. Scusate. Ho il cervello in pappa. Qui si esce. Andiamo di qua. Eccolo qua. Eccolo. It's not a mission log, but it will do. Initialize of the samples revealed nickel, iron, manganese, beryllium and titanium in the composition. We will give a lot to understand what actually it is. Quick theory. A giant nickel iron meteor splashing into the atmosphere of Regis 3, melting its surface millions of years ago. No, wait, scratch that. The shift of the structure contradicts it. Ok, stanno cercando di capire le analisi dei campioni e hanno della terra che hanno raccolto, e la prima cosa che gli è venuta in mente è che un meteorito avesse colpito Regis Terzo, però ha detto no, aspetta, no, la forma delle strutture contraddice quello che ho appena detto. Dr. Gorski has moved away from the research sector to the west. Ah, that's right. Followed those deposits of metal. The most important thing is probably the landing coordinates. BA2316. Noting. Okay. Excellent. I'm uploading the data. Starting calibration. Are you looking for the detector? Yeah, just a sec. Eccolo qua. Dovrebbe essere questo? Please make sure it works. I don't understand why it wouldn't. It's a rather reliable piece of equipment. Like everything around, it's already broken. Okay, checked. I'm leaving the tent. Ragazzi, io mi fermo qui. Sono già più di 40 minuti e l'incipit è veramente figo. Abbiamo uno dei nostri membri dell'equipaggio completamente andato di cervello. Ha respirato troppa aria impura. Noi che stiamo avendo dei problemi, dei flashback, dei blackout, e non riusciamo a capire come siamo arrivati qui. Siamo finalmente, abbiamo una voce amica. Il nostro navigator sull'astronave ci sta parlando e lui è a posto e sano di mente. Ci servono gli altri nostri membri dell'equipaggio. Questo, ragazzi, però non ve lo spoilero. Il gioco è uscito da poco, vi consiglio di andarlo a vedere su Steam, Instant Gaming, c'è il link in descrizione per l'Instant Gaming per passare tramite il mio codice. Potete fare quello che volete come al solito. Ci sono tanti... Potete fare, dicevo, quello che volete come al solito. The Invincible sembra un titolo molto straightforward, quindi non c'è tanta roba da esplorazioni incredibili, boss secondari, segreti incalcolabili. È un'avventura molto lineare. Io non ho letto il libro The Invincible dello scrittore, quindi non so nulla. So solo che Regis 3 è un posto un po' strano. Ecco, e per quanto un po' mi dispiaccia
non portarvi la serie intera, questa è la prima 40 minuti circa di gameplay. Se il gioco vi ha attirato la vostra attenzione, vi consiglio e vi spingo di acquistarlo, perché questi titoli, quando sono validi, ben fatti, ben strutturati e con un'idea particolare dietro, vanno premiati. Ok? Quindi, detto questo, io vi saluto, The Invincible. Fatemi sapere cosa ne pensate. È chiaro che se questo video verrà subissato di commenti positivi, like incredibili, però deve essere una roba molto forte, parte la serie. Alla prossima, ragazzi. Questo potrebbe tranquillamente essere un video della serie Proviamolo o passare direttamente nella serie ufficiale. Come al solito, spetta a voi. Ciao a tutti.